Mi trovate questa sera un parolettando, sempre sconvolta, notizie di qualche giorno fa, forse anche qualche settimana fa, sentivo per televisione o radio, non mi ricordo. Comunque, alcuni professori universitari si lamentavano del fatto che ragazzi laureandi non sanno l'italiano e presentano degli elaborati, cioè delle tesi, che fanno rabbrividire, nel senso che ci sono degli errori di ogni tipo, grammaticali, sintassi, ortografici, di punteggiatura, ma che poi utilizzano delle abbreviazioni tipo SMS, quindi uno slang molto giovanile, via. La cosa mi ha fatto molto sorridere, nel senso che io mi schiero un po' dalla parte dei ragazzi, sinceramente, non tanto da quella dei professori, perché è molto facile puntare il dito e far vedere che c'è un problema, ma pochissima è la capacità di farsi autocritica. Purtroppo la casta dei professori universitari, come quella dei medici, come altri professionisti, sono un po' gli intoccabili, no? Coloro che detengono il potere assoluto. C'era una bellissima frase, non ricordo più chi, che diceva: mi sorprende vedere quanto professori universitari siano, come dire, abbiano raggiunto dei livelli così alti a livello accademico e quanto invece siano matricole nella vita. Adesso era molto più sintetica e molto più efficace, vi ho detto il concetto perché non la ricordo perfettamente, però questo mi è sempre stato di grande sprono, soprattutto quando aveva paura di fare gli esami all'università. C'era tra l'altro poi anche la massima di mia nonna, che era fantastica, e diceva: se hai paura di andare a fare l'esame, ricordati che quello, quando è sul VAT, fa puzza quanto e come te, anzi forse fa più puzza di te perché mangia meglio. E quindi sono tutti quei training autogeni molto simpatici che ti danno, poi col tempo ti fanno capire che alla fine c'è poco da tirarsela, perché le persone di grande valore sono poi quelle più umili, che non hanno bisogno né di ostentare, né di apparire, né di atteggiarsi, perché in realtà il loro valore ce l'hanno dentro e sono talmente a loro agio con se stessi che non hanno bisogno di queste strategie per attirare attenzione, eccetera. Tornando all'argomento di base, allora, questi poveri ragazzi laureandi che arrivano e non sanno fare le tesi, quindi presentano degli elaborati senza senso, scorretti, eccetera, eccetera. Mi scrive da parte dei ragazzi. Allora, non so se ci sono molti ragazzi universitari che seguono. Io ho un video sul mio canale dove ho fatto l'agenda dello studente universitario, che era molto seguita, ma il video più seguito in assoluto è stato come preparare un esame universitario. E ancora adesso, a distanza quasi di un anno e mezzo, io ho gente che segue e che mi commenta sotto, ragazzi che mi chiedono consigli: come faccio per studiare questa materia, come faccio a memorizzare questo, come faccio a organizzarmi per la gestione di questi esami, eccetera, eccetera. Io rispondo sempre molto volentieri. E mi sono anche ripromessa di fare dei video in pillola dove metto delle risposte a queste domande, perché mi sembra giusto non come dire, liquidarle in un commento di poche parole, ma magari approfondire, perché per qualcuno può essere utile. Però riflettevo sul fatto di quanto questi poveri ragazzi siano completamente in balia del nulla, cioè non ci sia da parte dell'università e della scuola prima, mi viene da dire, che li possa informare, li possa tutelare, li possa guidare, li possa accompagnare in un percorso bellissimo che è questo dello studio universitario, che è completamente diverso, che è una fase bellissima della propria vita, che si arriva per la realizzazione dei propri sogni, per concretizzare poi tutto ciò che sarà poi la tua professione, eccetera. Quindi è una sorta di Olimpo, almeno io la vedevo così, dove dicevo: ah, finalmente potrò studiare quello che voglio, formarmi come voglio, andare nel luogo del sapere, eccetera, eccetera. Insomma, tutte cose un po' così. Però questi ragazzi ci arrivano che veramente non hanno strumenti. Non hanno strumenti prima, dalle scuole prima, e non hanno neanche, vengono neanche accompagnati dopo. Anzi, spesso e volentieri l'università risulta un'esperienza traumatica, molto costosa e vissuta malissimo, perché trovi dei professori che sono scadenti, trovi dei servizi che sono scadenti, delle tasse molto alte, la lotta per trovare libri, l'altissima competizione
tra ragazzi del stesso anno di corso per darti gli appunti, sembra quasi che ti diano un pezzo di rene se ti danno un appunto, anzi meglio che te lo dia l'appunto dopo che ho fatto io l'esame perché poi magari tu hai il mio materiale, potrebbe succedere che sei più bravo di me e quindi hai un voto più alto, insomma di quelle cose assurde e meravigliose nello stesso tempo, è veramente una bella scuola di vita, però sono soli. Vai a lezione e trovi l'assistente universitario che ti fa lezione, o il professore stesso che utilizza, io spero, delle slide. Ai miei tempi erano i lucidi, che erano addirittura scritti a mano, quindi vi parlo dei miei tempi, in cui vi proiettano questi schemi che voi trascrivete con grande dedizione, perché sarà oro colato all'atto della preparazione dell'esame, e leggi qual è con l'apostrofo, ripetuto in più e più lucidi, in più e più slide, e allora ti viene proprio uno sconforto viscerale, proprio ti senti, diciamo così, il cervello che ti arriva all'ano, per dire, cioè io devo studiare, devo confrontarmi, devo essere valutato un giorno da te quando non sai neanche scrivere qual è correttamente. Oppure mi è successo la suddivisione in sillabe. Ah, quanto è ignota questa suddivisione in sillabe, quanto è difficile. Quindi avevi dei lucidi o addirittura dei slide dove andavi a capo. Adesso con la scrittura automatica ci sono meno errori però. E avevi degli errori pazzeschi, oppure di ortografia, oppure quando tu scrivevi, mi è capitato in uno scritto di scrivere obiettivi con una B sola. E mi volevano togliere un punto, questa assistente maledetta mi voleva togliere un punto perché diceva che non avevo messo la B. Tu vieni a me, che non sai assolutamente neanche da che parte sei girata, a farmi una polemica su obiettivo, ma vai sul vocabolario a vedere che si può scrivere in tutti e due modi e che anzi è più corretto scriverlo con una B sola. Ecco, questo per dirvi uno spaccato della mia esperienza, oppure anche per dirvi che spesso e volentieri io ho avuto delle esercitazioni con degli assistenti giovani, vivaci e arrapati e arrampanti, che non sapevano usare l'italiano, dicevano di quelle robe, coniugavano i verbi con uno slang non estero, direi dialettale, ecco. E quindi mi sono capitate delle espressioni che sono state veramente un po' così. E l'idea di essere corretta e valutata da questi personaggi mi incuteva molto terrore, davvero molto terrore. Poi trovi delle perle meravigliose, trovi dei professori, ho avuto un professore giovane, stupendo, che faceva lezione e poi veniva la volta successiva e ti diceva, cioè chiedeva, ma voi avete capito come vi ho spiegato quel particolare argomento? Allora tutti, sì, abbiamo capito assolutamente, vai a dir di no, professore. Allora lui ripeteva, ma siete sicuri di aver capito? Allora tu iniziavi a dire, ma perché questo qui non viene a chiedere così tanto? E insiste. E lui era molto intelligente perché ovviamente c'era silenzio e totale assenso, no? Molto vigliacco da parte di tutti, che dicevano sì, abbiamo capito, poi magari non avevi capito assolutamente niente. E perché lui aggiungeva, perché io ho pensato ieri sera quando vi ho spiegato che se io fossi stato al vostro posto, un professore mi avesse spiegato come vi ho spiegato io, io non avrei capito niente. E questa cosa ti folgorava, ti faceva prendere i pompon e fare tipo cheerleader con il motivetto e il ballettino, insomma. Ecco, questo era un grande professore. E quindi io avevo molto timore quando venivo interrogata da lui, ho fatto due esami con questo professore, mi ha dato molto bene, perché sapevo chi avevo davanti, avevo molto rispetto della persona, perché insegnava benissimo, se avevi un problema te lo rispiegava più e più volte, insomma amava la sua materia, la conosceva molto bene e si faceva una spietata autocritica come insegnante, come professore, per vedere se ciò che lui sapeva veniva dato, veniva spiegato, veniva trasmesso in modo corretto. Rispondetevi, quanti di questi professori voi avete avuto nella vostra vita? Io veramente pochi. Quindi quando mi viene detto che i ragazzi non sanno l'italiano, io sorrido sempre molto perché dico, ma quanti professori abbiamo che hanno veramente insegnato alle scuole dell'obbligo o professori universitari che sanno insegnare? Se
Un ragazzo arriva a fare la tesi e ha tutti questi problemi e soprattutto viene detto che non sa neanche la comprensione del testo, non sa fare una mappa concettuale per come strutturare una tesi, quindi sono cose importanti, sono sostanziali. Allora io mi chiedo, ma come ha fatto questo ragazzo a laurearsi, cioè a fare gli esami fino adesso e ad avere una votazione sufficiente per riuscire ad laurearsi, quindi arrivare alla laurea? Perché? Perché se un ragazzo è così poco dotato o così carente o così in difficoltà, avrà sicuramente avuto delle grossissime difficoltà a studiare e soprattutto ad esporsi. Noi non abbiamo dei grandi scritti, abbiamo anche molti orali e se sono degli scritti sono domanda aperta, non chiusa, quindi non i famosi test a crocetta. Di conseguenza, un professore che ascolta, che valuta, che sa, vede subito se la persona più o meno ha capito ciò che sta dicendo e se gli fai delle domande da un macro argomento, quindi generico, a un argomento più specifico, comprendi perfettamente se lui, sa di cosa sta parlando e sa giostrarsi nell'argomento, insomma, ecco. Vi dico questo perché mi è capitato di assistere recentemente delle interrogazioni. Dove io metto molto in discussione i criteri di valutazione dei professori, cioè vedo che i professori hanno una manica non larga, proprio squarciata di più, perché ho assistito a queste interrogazioni e di solito ho questo tipo di prototipo, delle ragazze che si siedono, che hanno leggiucchiato qualcosa, vanno cosiddetto a tentare l'esame e viene fatto una domanda piuttosto ampia, importante, di un grosso argomento. E iniziano delle pose plastiche da cerbiatta, oppure da sgomento o da dubbio, oppure da non sto ricordando, l'ho letto in questo momento, eccetera. Tutte queste moine che sinceramente lasciano un po' il tempo che trovano, insomma. E quindi le reazioni sono tante, c'è quello che ha buon cuore, ti aiuta, ti cava con il cacciavite dalla bocca quei due o tre termini che danno l'illusione di aver capito il concetto in realtà no, o quelle due o tre nozioni che almeno dovrebbe sapere per essere sufficienti, e poi trovi invece un professore serio che ti dice: senta, ci vediamo magari la prossima volta, quando avrà studiato un pochino meglio. Ai miei tempi, se io osavo presentarmi davanti a un professore e fare una performance di questo tipo, venivo proprio cacciata e investita durante tutta la mia uscita dall'aula con degli improperi che mi portavano ad inginocchiarmi, addirittura a sdraiarmi sulle puntine, sui chiodi, perché facevano davvero sentire una merda, cosa che deve essere. Se io vado a sostenere un esame, soprattutto universitario, decido io quando sostenerlo perché sono io che mi sento preparato, non vado a prendere in giro il professore dicendo boh, sì, lo vado a tentare. Può esserci che uno va perché non è completamente preparato, oppure ci può essere quella domanda dove il professore vuol fare un po' la carogna, oppure ti fa riflettere su un aspetto che tu non avevi forse o ben capito, oppure considerato particolarmente importante. Può capitare, perché assolutamente può capitare, ma non può capitare che tu ti siedi senza aver studiato bene quelli che sono gli argomenti più grandi. Quindi per me è anche un pochino colpa dei professori. Se ci sono dei ragazzi così poco dotati, così problematici, cerchiamo di bloccarli prima, o comunque di bloccarli in modo tale che abbiano un periodo più lungo per riuscire a. Non è che è una corsa a laurearsi, non è che è una corsa a bruciare le tappe, a conseguire comunque un titolo di studio che poi li porterà a fare tutt'altro, molto probabilmente, ma bisogna studiare perché è necessario apprendere, è necessario formarsi e poi diventare dei professionisti seri, almeno uscendo dall'università, avendo una robusta base teorica, poi molto si fa con la pratica e ovviamente con la professione. Oppure altre interrogazioni dove i ragazzi proprio non sanno organizzare l'esposizione. Io ricordo un nostro professore che ci faceva tantissima paura perché ti sedevi davanti a lui, ti faceva una domanda e lui non ti guardava, non faceva niente, era impassibile. Guardava basso con le mani congiunte, era una statua e quindi tu non avevi nessuno, non avevi nessun feedback. Quando
vieni interrogato, hai il professore che ti guarda negli occhi o che guarda e disegna e tu capisci, non so, dallo sguardo, dal sopracciglio che si alza, da una smorfia, da un sì, che più o meno stai andando bene, ok? Questo qui invece era impassibile, quindi io mi siedo e faccio la mia performance in seguito a quella che è stata la domanda generale. Lui faceva una domanda generica, quindi grande, diciamo così, importante del programma, e poi ti faceva due o tre domande un pochino più mirate, specifiche. Però nella domanda generica devi essere tu a organizzare tutto il discorso. Questo è un metodo di valutazione, secondo me, universitario. Cioè io ti faccio una domanda, ti lascio un tempo e tu mi devi dimostrare che organizzi in senso logico l'esposizione di quell'argomento, ok? E da come tu esponi, ci può essere l'agitazione, ma l'agitazione non è se ti trema la voce o se è più o meno con la salivazione a zero, non è quello. Proprio da come tu esponi, metti gli elementi, hai questa specie di schema espositivo, capisci se la persona ha studiato e soprattutto se ha capito. Dopodiché puoi fare delle domandine un pochino più pignole per cercare di capire il grado di comprensione o il grado di studio o eventualmente i famosi collegamenti con altri argomenti, per riallacciarti ad altri argomenti, eccetera, eccetera. Non viene fatto, spesso e volentieri questa cosa non viene fatta. Quindi, ragazzi, non sapete presentare degli elaborati, non è poi tutta colpa vostra. In casa io ho una tradizione di insegnanti e io sono la pecora nera, nel senso che l'ultimo che è caduto nella rete è mio fratello, che fa adesso professore di arte alle medie. Ha avuto una supplenza l'anno scorso annuale, però alle elementari. Portava a casa i quadernoni all'inizio per vedere che cosa aveva fatto l'insegnante che doveva sostituire, ovviamente. Mio fratello è giovane, però anche lui è bello tosto, nel senso che ha un'ottima preparazione e delle ottime basi, ed era scandalizzato perché vedeva l'insegnante che metteva bravissima, benissimo, voti eccelsi. Quando in realtà nelle pagine, nelle due facciate di questo quadernone, c'erano una moltitudine di errori, mancava la doppia, non c'era la virgola, e il discorso iniziava senza maiuscole, cioè queste cose che sembrano piccole, sembrano banali, sostituiva l'insegnante di matematica, non di italiano ovviamente, però non venivano insegnate e quindi era molto grave. Addirittura non c'era quella che è la gestione della pagina, quindi uno iniziava a scrivere qui, poi finiva là, o andava giù, o metteva una colonna facendo una specie di scaletta, quindi l'ABC degli elementari non c'era proprio, fino ad arrivare poi ad altri racconti. Si potrebbe davvero scrivere come dire, un libro, una sorta di bestiario su quelli che sono i professori oggi. Un'altra esperienza che ho avuto personale è quella di una ragazza che è molto vicina a me, che ha concluso il suo percorso delle superiori, e questa ragazza scrive sempre in stampatello. E la sua ha sempre avuto insegnanti di italiano che non l'hanno mai obbligata a scrivere in corsivo, o meglio, gli dicevano scrivi in corsivo, e lei diceva no, a me non piace, scrivo in stampatello. Ora, se io fossi l'insegnante di italiano, ti dico bene, a te può piacere o non piacere, però se ti dico che il tema va scritto in corsivo, tu mi scrivi in corsivo e te lo fai piacere, ok? Ecco, non c'è neanche da parte dei professori il fatto di imporsi, né in termini di disciplina, né in termini di sono io che ti dico cosa devo fare, non sei tu che a seconda di quello che ti piace o meno mi dici cosa vuoi fare, ok? Bene. È arrivata al momento della maturità e l'insegnante di italiano ha detto: mi raccomando, ragazzi, sappiate che l'elaborato, il tema, voi dovete scriverlo in corsivo. Quindi chi ha scritto il in stampatello si mette il cuore in pace che deve scrivere in corsivo. Trauma, trauma pazzesco, perché poi non sai neanche più scrivere in corsivo. Se non hai un allenamento di qualche mese prima, almeno di qualche anno prima, arrivi a fare il tema d'esame che ci metti, lo scrivi magari a stampatello grande, poi lo ricopi in corsivo e ci metti una vita. Quindi grosse difficoltà, su ansie, eccetera, eccetera. Quindi questi ragazzi hanno poi tutte le colpe o in realtà sono un po' da additare i professori che non insegnano? Bene, non dico tutti, non sto generalizzando, ma non c'è forse un grosso problema nel sistema scuola italiano che non funziona, e anche a livello universitario siamo sicuri che tutto funzioni
funzioni bene, spesso l'università si dà tutto per scontato. I ragazzi che vanno all'università devono saper studiare, devono sapersi organizzare, devono. In realtà dovrebbe essere fatto un corso nel primo semestre propedeutico all'università, allo studio, all'organizzazione e alla verifica di determinate abilità. E se ci sono delle carenze o ci sono delle domande o ci sono degli ambiti poco chiari, iniziare a fare dei corsi integrativi, eventualmente di italiano se serve, oppure di altre tipologie. Adesso mettere dei corsi propedeutici all'italiano o di supporto all'italiano o altre stupidaggini che ho sentito, secondo me non ha molto senso. Insomma, questa è la mia riflessione e vorrei tanto sapere voi cosa ne pensate. Io mi schiero sempre comunque dalla parte dei ragazzi, perché sono stata ragazza anch'io e ho fatto una gran fatica, e tutto ciò che ho dovuto poi imparare me lo sono imparata da sola, e ho avuto la fortuna di avere poi in casa degli insegnanti e quindi che mi hanno dato una grossa mano, dei grossi esempi, e tutto è stato un po' più facilitato, insomma. Però gran parte delle cose ho dovuto poi costruirmene da sole. Se avessi avuto un aiuto, una guida o tanti professori come quello che vi ho detto, che veniva dicendo: ma voi avete capito come vi ho spiegato la roba? Perché io non avrei capito al vostro posto, chi lo sa, forse avrei fatto un altro tipo di carriera universitaria, molto più facile e con un maggiore entusiasmo. Insegnare, secondo me, io non insegno, però deve essere un'esperienza magnifica e dannatamente difficile. Penso che ci siano alcuni professori all'ascolto, io non li sto accusando, semplicemente vi supplico di fare bene il vostro mestiere con passione e accertarvi soprattutto che quello che insegnate venga veramente capito dai vostri ragazzi, che acquisiscano un metodo di studio, che si sappiano organizzare, che sappiano come approcciarsi a un libro, e siano autonomi e soprattutto che scoppino di passione per una materia. Se in matematica non vanno bene, ma vanno bene in italiano, pazienza, cercate di fargli entrare in qualche modo. C'è sempre una strategia per insegnare un qualcosa. Se uno entra in una classe e dice: questo è il mio metodo di insegnamento e va bene per tutti, ha già sbagliato in partenza. Questa è una linea base, però io poi so che ho due o tre che hanno una carenza, quell'altro che ha una specificità di apprendimento tale per cui, allora devo mutare il mio metodo di insegnamento per cercare di aiutarli, perché altrimenti se io porto avanti col mio metodo soltanto quel 50% 60% di ragazzi che mi seguono, il resto si arrangiano, ho già fallito in partenza e il sistema scuola già non va bene, ovviamente. Bene, baci polemici ovviamente, però vive ragazzi, ragazzi studiate, che un giorno capirete tante cose come le ho capite io alla mia età. A presto, Etta.